Ciao, in questo video vedremo la compatibilità elettromagnetica e la interferenza elettromagnetica. Questi sono la base della progettazione dei circuiti elettronici. Un buon circuito elettronico deve essere esente da ricevere interferenze dall'esterno e lui stesso non deve emanarle. Dietro a compatibilità elettromagnetica e interferenza elettromagnetica ci sono tantissime norme, quindi per adottare questo un'azienda deve comunque affidarsi a un professionista, a un'azienda esterna che è in grado di fare i test specifici all'argomento. Chiaramente un hobbista non va a fare certificazioni di compatibilità elettromagnetica o di interferenza elettromagnetica, EMC e EMI, però a noi interessa sapere ad esempio che prove vengono effettuate, e dopo questo documento lo trovi sotto in descrizione così puoi approfondire gli argomenti che non ho elencato. Andiamo a vedere le cose salienti, quindi i tipi di prove che vengono fatte sui circuiti, in modo da poter realizzare noi stessi circuiti in modo professionale che siano esenti da emissioni irradiate o immunità irradiate. Queste qui sono le varie prove. Alcune delle prove, però le più importanti. Ad esempio, una prova è l'emissione irradiata, quello che il dispositivo irradia verso l'esterno. Quante onde elettromagnetiche il dispositivo irradia? Questa è una prova, quindi il dispositivo non deve irradiare, lo deve irradiare in modo limitato. Allo stesso modo, lui stesso deve essere immune alle emissioni, quindi viene fatta un'altra prova con disturbi e lui deve essere esente. Le emissioni condotte invece sono attraverso i cavi collegati al dispositivo, quindi il dispositivo non deve emettere lui stesso, quindi il PCB non deve emettere disturbi, ma neanche i cavi collegati ad esso devono emetterli e lui deve essere immune a questi disturbi che eventualmente arrivano dai cavi. Poi viene fatta una prova di scarica elettrostatica e deve resistere a questa scarica elettrostatica. Questa qui la si può simulare con i classici accendini, quelli piezoelettrici. Se tu vai sul tuo circuito e scarichi con l'accendino, deve resistere, perlomeno se si scarica sulle alimentazioni, non dico andare sui piedini del micro. Poi vengono fatte delle prove di campo elettromagnetico, delle prove di campo elettromagnetico a frequenza industriale. Quindi ad esempio campi elettromagnetici di trasformatori, quindi il nostro dispositivo deve resistere vicino a un trasformatore che emana un campo elettromagnetico molto elevato. Un'altra cosa interessante che viene provata sono i buchi di tensione, le interruzioni di tensione. Deve resistere a cadute di tensione del 30, 60 e anche del 95% per gli istanti che detta la norma. E deve essere poi resistente a sovratensioni, quindi a sbalzi di tensione, quindi resistere ad esempio a temporali, cose che tante schede con il minimo temporale non sono in grado di resistere. Adesso vediamo dei trucchetti, diciamo tra virgolette, per eseguire o il tracciamento delle piste o altre cose per rispettare quello che abbiamo detto sopra. Alcune sono banali, ma altre non scontate. Ad esempio, se noi abbiamo una pista di segnale. Ad esempio, questa qui è una pista di segnale critico. Come si fa a schermarla, tra virgolette? Basta mettere affiancata ad essa due piste di guardia, mantenendola a una spaziatura che sia tre volte la pista stessa, quindi ci deve essere uno spazio che è come se fosse una pista, a destra e a sinistra, e la linea di guardia, che sarà collegata a massa a entrambi i lati, è la stessa larghezza delle piste. Sotto, idem, quindi il PCB lato saldatura o nello strato interno, dovrà avere una pista larga tre volte la pista. Questo qui è il modo migliore per schermare una pista. Quindi una cosa è questa. Un'altra è mantenere i segnali ad alta velocità e gli I/O separati. Il percorso del ritorno del segnale deve mantenere lo stesso piano. Lo vediamo qui. Da dove parte e dove arriva il ritorno, quindi la massa, deve avere un piano continuo, non deve cambiare di piani con i via. Questo è il modo migliore per non avere problemi di compatibilità elettromagnetica. Il quarto trick è assicurarsi che la fonte di alimentazione sia filtrata. Quindi vicino a tutti gli integrati ci deve essere un condensatore e subito vicino ad esso dei via che portano agli strati di ground o di alimentazione. Se non ci sono questi strati,
bisogna comunque creare delle alimentazioni robuste che portano corrente a tutti gli integrati. Il 5 è utilizzare piani di terra per contenere segnali ad alta velocità e circondare i segnali di clock ad alta velocità con piani di terra inseriti in un design multistrato. Qui vediamo ancora come inserire i condensatori di disaccoppiamento vicino agli integrati, quindi vicino al più ci devono essere via e sotto le alimentazioni o i piani di massa, con un condensatore che va da 10 a 100 nano. Non è sempre vero che il 100 nano va bene, a volte è meglio andare su capacità più piccole. Infatti chi è andato in camera a fare i test questa cosa l'ha vista, a volte sono stati sostituiti i condensatori da 100 con condensatori da 47 nano o anche 10 nano. Qui vediamo un esempio sbagliato di come viene posto un condensatore e un esempio giusto, deve essere posto vicino al più di alimentazione e non vicino al meno. Altro esempio di come devono essere posti i condensatori di filtro, così è corretto, così non è corretto. Perché? Perché è stata fatta questa pista qui lunga sul condensatore di filtro. Il condensatore di filtro deve andare direttamente nel piano di massa o in una massa molto estesa, subito vicino al suo pad e non con un percorso lungo. Sarebbe anche meglio mettere una ferrite o un'induttanzina vicino al più di ogni integrato. I via devono essere molto vicini ai condensatori, così non va bene, così va già bene, ma così è meglio se sono vicini. Per migliorare il filtraggio si può usare un LC, l'induttanza condensatore, perché consente di fare un filtro che risuona a una certa frequenza. Quindi se ci sono frequenze strane sulla scheda, si può anche calcolare esattamente la frequenza di risonanza, che è questa campana qui. Ad esempio, con un condensatore da 100 nano e un'induttanza da 1 microHenry, la risonanza è 503 kHz, questa campana qui è 503 kHz, quindi a 503 kHz l'impedenza è bassa e la corrente è alta. Per allargare la campana del Q si può inserire una resistenza, inserire l'induttanza in modo da allargare questa frequenza di risonanza. Per passare da una bassa impedenza ad alta impedenza si può utilizzare un LC, gli LC possono essere normali o a pi greco. Di qui cambiano i dB per ottava che loro lasciano passare. Questo qui è il classico filtro in AC, anche qui è pi greco, più due condensatori verso massa per i disturbi. Un'altra cosa che tanti sbagliano nel progettare i circuiti è mettere diodi non veloci in parallelo alle bobine dei relè. In parallelo alle bobine dei relè ci vogliono diodi velocissimi, quindi meglio mettere un 4148 piccolino che un 4007 che non è veloce. Possono andare su diodi o sciocchi o diodi veloci, classificati come veloci. Questo qui è il classico filtro sull'alimentazione di 78 Euro 5, 12 o che sia, quindi condensatori prima e dopo, elettrolitici e ceramici. Nel caso che si hanno più circuiti sullo stesso PCB, che siano magari digitali, analogici o di interfaccia, bisogna creare delle aree di massa divise che si uniscono a una massa generale e specialmente le alimentazioni devono essere portate con induttanza al VCC principale. Questo qui è il metodo per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche. Come vedi, siamo partiti con le MC e le EMI per arrivare a queste regole di progettazione che poi metteremo in pratica quando progetteremo un vero circuito con un microprocessore. Stessa cosa, se non si hanno i piani di alimentazione o di massa, bisogna partire a distribuire le alimentazioni sempre da un punto, quindi segnali sull'analogica per i fatti suoi, digitale per i fatti suoi e quelli a basso rumore per i fatti suoi. Qui è come collegare in modo corretto il quarzo al microcontrollore, come deve girare la pista di alimentazione e di massa. Come fare una guardia intorno alla zona dell'oscillatore per far sì che lui non emani disturbi a frequenze elevate. Qui altri esempi di come devono essere fatte le masse quando c'è lo chassis o non c'è. Comunque trovi tutto in questo PDF che ti metto in descrizione. Altri esempi sullo chassis e connettori. Qui due esempi di layout buono ed errato. Qui ad esempio ci sono due diodi TVS di Transorb e l'oscillatore pulsante di reset.
messi nel modo corretto. Nel modo scorretto sono stati messi lontani i diodi di protezione, il pulsante di reset molto lontano e l'oscillatore lontano. Tutto errato. Qui come si dovrebbe progettare un circuito con un microcontrollore, facendo attenzione a mettere delle ferriti e induttanze sulle alimentazioni, protezioni sulla 232 e la messa a terra dello chassis verso la terra logica con un induttore o una ferrite. Questo qui è l'esempio di una protezione di una presa USB, c'è un'induttanza a modo comune sui due segnali ad alta velocità, protezione sulle sovratensioni, induttanza verso massa e un'altra induttanza sull'alimentazione, più tre condensatori di tre capacità diverse, 0,1, 100 micro e 10 micro. Come proteggere una linea CAN o un LIN bus. Qui un altro esempio come proteggere gli I/O del microcontrollore, una cosa che ci interessa da vicino. Anche se i bottoni sono sullo stesso stampato, devono essere immuni ad interferenze. Quindi per evitare ciò si mettono dei condensatori che servono anche a eliminare i rimbalzi del pulsante e dei soppressori di sovratensione. Qui altri esempi di come mettere dei filtri sugli alimentatori. Qui basta mettere delle induttanze, qui un'induttanza di modo comune. Modo comune vuol dire che sono due avvolgimenti avvolti insieme su una ferrite, in maniera che il segnale si annulla da un filo e l'altro. È stato messo un modo comune in ingresso e un modo comune in uscita. Di tutte queste cose poi dovremo tenere conto quando andremo a progettare i nostri bei circuiti. Questa qui è la protezione al quadro C, che esce e magari va su una scheda affiancata, perché il quadro C non può percorrere lunghe distanze a meno che mettere dei integrati appositi, la terra con un'induttanza e due induttanzine o ferriti sulle linee. Questa qui è l'induttanza in modo comune di cui ti parlavo prima. Esistono anche dei componenti dove all'interno ci sono già dentro condensatori e induttanzine, sono delle ferriti passanti che fanno anche da condensatore. Altro esempio di come filtrare l'alimentazione, quindi condensatore all'ingresso del morsetto, induttanza in modo comune, condensatore elettrolitico, condensatore ceramico piccolino, induttanza, condensatore piccolo e condensatore elettrolitico. Questo è il modo migliore per filtrare bene un'alimentazione. Qui la protezione alle sovratensioni con dei condensatori che fanno anche da filtro verso la terra. Si possono utilizzare anche scaricatori a gas, però in questo caso bisogna mettere anche un fusibile. Un fusibile è buona norma metterla sempre, questo vi protegge da incendi o distruzione del circuito stesso. Un altro circuito che ci interessa da vicino è come fare la linea degli optoisolatori che arrivano al nostro microcontrollore. Si mette un transil o transorb che si voglia bidirezionale in parallelo all'optoisolatore, in maniera che se arriva una sovratensione lui si protegge. Si mette anche una resistenza in parallelo. Sarebbe meglio ancora mettere un condensatore in parallelo alla resistenza che non è segnato. Questa resistenza in parallelo qui serve per dare un carico maggiore all'ingresso, in maniera che scorra più corrente nei contatti dell'interruttorino che c'è qui. Questa qui è la resistenza per abbassare la tensione e corrente che circola nel nostro optoisolatore. Qui come collegare un relay con un piccolo MOSFET al microcontrollore, in maniera che qui si ha un'alta impedenza verso il microcontrollore. Meglio ancora sarebbe utilizzare un optoisolatore per isolare il mondo del relay con il mondo del microcontrollore. In questo modo tutte le extra tensioni generate dalla bobina del relay non potranno mai tornare indietro nel microcontrollore. Qui comunque c'è il rischio che tramite l'alimentazione qualcosa potrebbe tornare e disturbare il funzionamento del microcontrollore. Se proprio si vuole utilizzare il MOSFET per risparmiare sugli optoisolatori, bisogna comunque fare un circuito di questo tipo e mettere due induttanze e un condensatore, quindi fare il solito filtro, in maniera che l'estra tensione generata da questo relay non torni indietro e vada nel mio microcontrollore. Queste induttanze e condensatori servono a questo principalmente, oltre a filtrare meglio l'alimentazione. Un'altra cosa che tanti ignorano è come vengono fatte le curve sulle piste. L'angolo retto è peggiore, più è smussato e meglio è.
addirittura se avesse la curva sarebbe ancora meglio. Chiaramente questi qui per segnali ad alta velocità. Dopo aver visto tutto questo, siamo in grado di progettare il nostro circuito rispondente alle normative EMI e EMC, senza andare a fare prove costose che noi hobbisti non potremmo mai fare. Però comunque sappiamo le regole di progettazione. Mantenendo queste regole, quasi sicuramente andando a fare poi i test, il circuito passerà le prove di compatibilità. Sono poche cose da fare, ma utili a questo. Ad esempio, le induttanze in modo comune usiamole spesso sull'ingresso di alimentazione, sono la cosa principale. Con questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto. Ci vediamo poi in un prossimo video dove faremo un circuito dove vedremo il progetto di un circuito rispondente alle EMI e EMC. Ci vediamo, sentiamo. Ciao!